però prima di andare sui millenni partirei quasi dalla cronaca, cioè da quello che è stata l'accelerazione degli ultimi 22-23 mesi. C'è stata un'accelerazione molto molto forte e una convergenza accelerata che ci fa ben sperare per il prossimo futuro. Questo prossimo futuro, visto che noi abbiamo queste istituzioni che pensano in termini di secoli o di decenni o di anni, naturalmente non sappiamo dove e quando arriverà a una normalizzazione dei rapporti. Potrebbe essere tra un mese, tra sei mesi, tra un anno, tra sei anni, però c'è stata un'accelerazione. Il primo punto di svolta di questa accelerazione, io credo sia avvenuta quasi casualmente durante la visita in contemporanea negli Stati Uniti a settembre del 2015 del Papa e di Xi Jinping. In quell'occasione Xi Jinping si aspettava, come era successo per tutte le visite dei suoi predecessori, che l'America in qualche modo si spegnesse e si concentrasse sulla visita del presidente della Cina. Era un periodo molto delicato, era un periodo di campagna elettorale molto tesa, molto dura tra Hillary Clinton e Trump, però il passato era stata una testimonianza forte, avevano steso i tappeti rossi, avevano dato le prime pagine dei giornali cinesi, dei giornali americani si erano concentrate tutte sulla visita cinese, sul futuro del rapporto tra Cina e Stati Uniti. In quel caso invece, stranamente, successe un'altra cosa. C'era la visita del Papa, il Papa doveva andare a parlare alla sessione delle Nazioni Unite, alla sessione plenaria delle Nazioni Unite, e io ero negli Stati Uniti allora, per circa 40-50 giorni la visita del Papa, la visita di questo Papa in particolare, ma diciamo del Papa in generale, ha oscurato da una parte il dibattito politico statunitense, cioè si parlava più del Papa che di Trump e Hillary, e d'altro canto oscurava naturalmente anche Xi Jinping. Questo fatto ha portato una illuminazione, ha fatto capire in modo concreto quello che alcuni in Cina dicevano già da tempo, ma in qualche modo non era percepito molto bene dalla leadership, cioè il superpotere soffice del papato del Vaticano. La